sole fa bene alla pelle, fa bene alle ossa, produce vitamina D e fa bene anche all'umore. Un altro beneficio molto importante del sole è per alcune malattie, soprattutto malattie di pelle, ad esempio la dermatite atopica, la psoriasi e altre malattie più rare come la pityriasi lichenoide, sono delle malattie che giovano moltissimo del sole. Come tutte le cose, non vanno presi in maniera estrema, quindi bisogna andare al sole ma rispettando alcuni criteri, perché il sole può causare invece dei danni sia a breve termine, ma quelli più importanti sono quelli a lungo termine. Per cui bisogna andare al sole nelle ore che fanno bene alla pelle e applicando delle creme solari. Gli effetti nocivi a breve termine possono essere prima di tutto le ustioni, cioè le scottature. Quando tornano i bambini rossi la sera a casa, questo non è un buon segno, perché la scottatura provoca prima di tutto dolore al bambino, provoca un danno estetico perché cominciano dopo a spellare e rimangono delle chiazze di vario colore, delle chiazze discromiche. Il danno a lungo termine è quello più grave perché un accumulo di scottature in età pediatrica, poi adolescenziale, che è l'età di maggior ribellione alle creme, se vogliamo, e poi in età giovane adulta, tutto questo accumulo di inadeguata esposizione al sole porta ad un invecchiamento precoce della pelle e quindi la sottopone a un rischio di degenerazione, ossia di comparsa di tumori di pelle. Prima di tutto bisogna evitare di andare nelle ore calde e le ore calde sono grosso modo dalle 11:30 a mezzogiorno fino alle 4, 4:30, ma poi dipende anche dalle giornate e dal clima. Questa come prima cosa. Come seconda cosa dire sto sotto l'ombrellone non è vero che protegge così tanto, neanche tanto stanno nell'acqua, anche nell'acqua il sole si prende anche troppo. Bisogna applicare le creme solari. Le creme solari spesso vengono applicate prima di uscire da casa. Fanno benissimo applicarle prima di uscire perché ci vuole una ventina di minuti per essere assorbiti e per fare effetto. Però non vanno assolutamente applicate solo quella volta, ma vanno applicate nuovamente ogni ora e mezza, massimo 2 ore, e dopo ogni bagno nell'acqua. Quindi le creme solari vanno applicate ripetutamente. Bisogna iniziare con un'esposizione graduale, cioè non andare subito il sabato tutto il giorno al mare. Se si ha un terrazzo, un giardino, un parco, cominciare a prendere il sole magari nel pomeriggio tardi, un po' per volta, in maniera sempre con la crema, in maniera che quando si va al mare per più ore la pelle è già abbastanza abituata. E poi l'ideale è che quando si torna a casa si mette la crema idratante come crema protettiva. In più il beneficio di questa modalità è che ci si abbronza meglio, perché i ragazzi spesso dicono non voglio la crema perché mi voglio abbronzare. In realtà quando si scottano, come ho detto prima, poi spellano, si desquama, si spella la pelle e quindi rimangono delle chiazze di vario colore, per cui l'abbronzatura non è omogenea. Invece, se uno non si scotta, si acquisisce un'abbronzatura graduale e anche una bellissima tintarella.